altri che posta a posta, le criticità sono sempre le stesse, i soliti punti, i soliti sversamenti abusivi, selvaggi. Restano le criticità sul fronte rifiuti a Torre del Greco, con mini discariche abusive, strade sporche e cumuli di rifiuti. Con le nostre telecamere siamo stati a via Cappuccini, a primo e secondo vico Abolito Monte, a due passi dalle vie dello shopping, per documentare la situazione e raccogliere le opinioni dei cittadini. Io vedo ancora più sporco di prima, non lo so da che dipende. Qua siamo a primo vico Abolito Monte, alle nostre spalle sempre il solito cumulo di rifiuti. Lo faccio quasi tutti i giorni, ma queste criticità sono nate in tempi quando ci sono state delle emergenze e non sono più sparite. Non lo so, chi sono gli autori di questi sversamenti? Non c'è controllo, si vedono frigoriferi industriali, ma da dove viene sta roba? Infissi, che fanno? Tutte ristrutturazioni qui, infissi, mobili vecchi, tutti i giorni la gente cambia roba, non è possibile, viene da qualche parte che non è del quartiere. Servono maggiori controlli per stanare gli incivili, ma ognuno deve fare la propria parte. La voce è unanime e non mancano gli appelli al sindaco Palomba. Il sindaco Palomba, l'ultimo appello, si è lavato un po' le mani. Ha detto se voi non vi comportate bene, i rifiuti vanno tutti nell'indifferenziata. Quando si raccoglie l'indifferenziata significa che 24 ore al giorno avremo sempre i rifiuti a terra. Il problema è sempre le persone incivili che non rispettano le regole. Quindi questo è. Abbiamo sprecato fin troppe parole. Ci sono incivili, ma ci sono anche cittadini virtuosi che il porta a porta lo fanno. Sì, quello sicuramente. Non bisogna fare tutto nel buon fascio, però sì, il danno c'è e si vede. Ma per evitare questo scempio servirebbero più controlli, secondo lei? Controllo H24 penso sia abbastanza complicato da fare, quindi bisognerebbe avere un po' di coscienza civile in più. Poi le multe servono. Quindi come risolvere le criticità sul fronte rifiuti in questa città? Questo deve pensare, aspetta ai politici, non aspetta a me pensarlo. È abbastanza difficile trovare una soluzione, però... abbiamo una giunta comunale che dovrà pensare a questo. Magari il video aiuta pure. Da cittadino un appello? Cercate di avere senso civico, che ci dovete camminare voi. I vostri figli devono camminare per queste città, quindi per queste strade. Qui a Primo Vico Abolito Monte ci sono sempre i rifiuti. I cittadini cosa ne pensano? Non lo so, quello è tutto Torre del Greco che è così. Ma in particolare in questi vicoli c'è sempre cumulo di rifiuti. No, c'è anche la litorana che è messa male. Quindi il cittadino non fa il porta a porta, mancano i controlli, qual è il problema? Molta gente no. Io abito a via Comizi, diciamo che si sta più puliti, non so perché. Un appello da cittadino ai cittadini? Di fare la differenziata. Insegnare ai figli da piccoli a fare la differenziata. Così si va avanti, o se no... perché se non la facciamo loro non possono dire niente. Se non la facciamo e non la tolgono è colpa loro, non più colpa nostra. Così è colpa nostra, mi metto pure io in mezzo, anche se io la faccio. Zona via Cappuccini e relative traverse, i vicoli di Abolito Monte, le strade sono sempre sporche e piene di rifiuti. Allora, dobbiamo ringraziare ai soliti operatori, ai soliti dirigenti e chi è che dirige, perché... Tutto questo dipende sempre dall'alto, perché nessuno controlla. Uno, questo dovrebbe essere il cuore della città. In altre città dove si vive, questi vicoli qua, queste strade dovevano essere l'esempio della città. Invece no. Noi vediamo i contenitori, magari vuoti, a terra tutta spazzatura. Un pochettino siamo i cittadini, perché lo vogliamo noi. A noi questa città ci va proprio a camicia, bella tranquilla, perché ci abbiamo tutti quelli che ce la cuciono. Allora nessuno si può muovere, nessuno può reclamare, perché qua c'hanno tutti quanti le mani legate. È inutile che poi si vanno a incatenare. Da cittadino che appello vuole fare al sindaco Palomba? Da cittadino, a Palomba lo conosco benissimo, vorrei dire, ogni persona, anche per esempio l'operatore ecologico, con sé deve portare un blocchetto, perché se cammina e vede una saracina scotturata, lui la sa benissimo, la segna quando si ritira e va nel suo ufficio, la porta là al capo
il cavo con un brogliaccio, si segnano tutto e fanno riferimento a chi è che li deve pulire. Se vedono un basamento alzato, una cosa, non dicono niente a nessuno, passano 40 macchine, carabinieri, vigili, polizia, nessuno vede niente, è mai possibile. Ma come fanno a guidare? Chi ci dà la patente? Io questo è quello che voglio dire. Tra l'altro ci sono anche le auto in sosta sui marciapiedi. Ah, su questo non ne parliamo proprio. Lei segnala delle criticità anche per quanto riguarda i bidoni per il porta a porta, sì. Perché? Perché invece di 4 ne potevano essere 2 oppure 3, al massimo 3, va. Perché? Perché un giorno si butta l'umido e un giorno si butta l'indifferenziato. Sullo stesso bidone si alternava. E quindi una città riempita di bidoni ma che non servono. Poi non sono a norma, perché tu in tempo di carestia come questa mi fai un bidone senza un pedalino. Poi se vai nei negozi puoi trovare una fondolina a pedale. Che senso ha? Loro che dicono noi governiamo la città. Se questo è governare, fa piacere, perché noi ci meritiamo questo. Sai perché? Perché nessuno dice niente. Poche persone possono reclamare e possono dire. Gli altri si devono stare solamente zitti.